Ciao amici e bentornati sul mio canale Fermentum. Come già potete vedere, in questo video ci sarà una grande novità. È da tempo che vorrei provare una friggitrice d'aria ed è da tempo che qualcuno di voi mi chiede qualche ricetta per la friggitrice d'aria. E proprio adesso mi sono venuti in soccorso gli amici di Cosori, che hanno deciso di inviarmi uno dei loro modelli. Ho potuto scegliere e ho scelto questa, che è la Dual Blades da 6,4 litri. Un modello con un cestello molto capiente che mi consentirà di fare qualsiasi tipo di lievitato. Ho scelto questa, la Dual Blades, perché è un modello che ha una doppia resistenza, superiore e inferiore. E questo nel caso dei lievitati ci consentirà di avere una cottura ottimale. Ancora, come vedete, è nella sua scatola originale, non l'ho aperta, quindi l'apriremo insieme. Coglierò l'occasione in questo video non solo di farvi vedere bene questo prodotto, ma di fare una ricetta insieme a voi proprio per questo prodotto, quindi per cuocerla all'interno della friggitrice d'aria. Ma adesso andiamo a scoprire nei dettagli. All'interno della confezione troviamo il manuale e anche un comodissimo libro per quanto riguarda le ricette. Ed ecco la nostra friggitrice d'aria. Andiamo a scoprire il cestello, un cestello molto grande, come avevamo detto prima, da 6,4 litri, quindi comodissimo per 4 o 6 persone, e in materiale antiaderente, insieme ad una pratica griglia da posizionare all'interno del cestello. Andiamo a scoprire il display, lo troviamo qui in alto. È un display soft touch dove troviamo tutte le informazioni della nostra friggitrice con tutte le funzioni. Oltre al libro di ricette che abbiamo trovato nella scatola, la Cosori ci mette a disposizione anche un'app dalla quale poter gestire la friggitrice d'aria. Troveremo delle ricette all'interno di quest'app, potremo anche impostare temperature e programmi della nostra friggitrice. Come vi avevo anticipato, vediamo che all'interno della friggitrice troviamo due resistenze, una in basso ed una in alto. Diamo una lettura del manuale d'uso che abbiamo trovato all'interno della scatola e andiamo a vedere come accendere la nostra Cosori. Andiamo a accendere la nostra friggitrice tramite il pulsante di accensione. Si accende il display, tutto soft touch, che ci consente di impostare programmi, temperatura e tempo. Abbiamo dei programmi dal pollo alla carne, abbiamo anche per dei prodotti congelati, ma abbiamo anche un programma che serve per mantenere in caldo il prodotto, o anche la classica friggitrice ad aria, o un programma che serve a riscaldare alcuni prodotti. Qui al centro possiamo impostare la temperatura tramite le frecce in su o in giù, allo stesso modo possiamo fare per il tempo di cottura. Temperatura che varia tra gli 80 e i 205 gradi, più che sufficienti per un prodotto come questo. Una volta impostati i programmi o impostata la temperatura e il tempo di cottura, possiamo premere il pulsante play per avviare la cottura. Per avere maggiori informazioni o se volete direttamente acquistare questo modello o anche gli altri modelli Cosori di friggitrice, vi lascio il link giù in descrizione. Ma adesso passiamo alla ricetta perché non vedo l'ora di vederla in opera. Ho pensato così di proporvi i donuts, delle ciambelline dolci con una glassa colorata sulla superficie. Chi non li conosce e chi non li ha mai assaggiati, magari li avrà sicuramente visti nel cartone animato dei Simpson. Ne andava molto ghiotto Homer. Ecco, oggi noi li riproporremo in una versione fatta in friggitrice d'aria. Tutti gli ingredienti, come sempre, li trovate giù in descrizione. Non dimenticate di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale tramite il pulsante che vedete qui in basso e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ma adesso andiamo con le mani in pasta. Partiamo con tutta la farina in ciotola e aggiungiamo il lievito di birra. Amalgamiamo velocemente. Facciamo un po' di spazio al centro e versiamo tutto il latte. Aggiungiamo le uova con i tuorli. Aggiungiamo lo zucchero ed infine il sale.
e iniziamo ad impastare. Partiamo dal centro e incorporiamo man mano sempre più farina. La prendiamo dai bordi della ciotola e la riportiamo verso il centro. Continuiamo così fino a quando l'impasto non prenderà consistenza. Aiutiamoci sempre ruotando la ciotola con una mano. Dovremo dare consistenza all'impasto e dovremo avere la ciotola pulita prima di poter passare all'inserimento del burro. A questo punto iniziamo con il burro. Prendiamo la prima parte di burro a tocchetti e la inseriamo sull'impasto andando ad incorporarlo. Cerchiamo sempre di mantenere il burro all'interno dell'impasto, in questo modo non si andrà a sporcare la ciotola e sarà più facile impastare. Inseriamo altro burro solo quando il precedente è stato assorbito. Schiacciamo un po' e andiamo con la seconda parte di burro. Il burro lo inseriremo in 3-4 volte. E lavoriamo ancora con le mani o con i polsi. Se vi viene più facile possiamo anche passare già direttamente sulla spianatoia. Man mano che inseriremo il burro, l'impasto diventerà sempre più soffice. Adesso andiamo con l'ultima parte di burro. E lavoriamo bene fino a quando non sarà completamente assorbito. Quando non vedremo più burro nella ciotola, passiamo sulla spianatoia e facciamo qualche altra piega. Basterà impastare ancora per qualche altro minuto. Con una o con entrambe le mani, come vi viene più comodo, rigirando l'impasto più volte. Adesso lo chiudiamo bene. Lo copriamo con una ciotola e lo lasciamo a temperatura ambiente per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, riprendiamo l'impasto e diamo qualche piega per dare un po' di forza. Richiudiamo bene e mettiamo in ciotola. Lasceremo lievitare così a temperatura ambiente, io in casa adesso circa 28 gradi, per un'ora circa. Ad impasto ben lievitato, lo ribaltiamo su una spianatoia leggermente infarinata e andiamo a stenderlo. Spolveriamo anche un po' la superficie dell'impasto, sarà più facile stenderlo, e lo stendiamo con un mattarello. Dovremo ottenere circa uno spessore di 1 cm. Stendiamo bene in tutte le direzioni. E andiamo a tagliare l'impasto secondo la forma dei nostri donuts. Io ho uno stampo apposta di circa 10 cm di diametro, ma basterà tagliarli con quello che abbiamo in casa. Magari per la parte esterna basterà un bicchiere o una tazza, per la parte interna anche un bel cuccio di una sac à poche o anche un tappo, per esempio. Tagliamo tutti i donuts e li posizioniamo su dei quadratini che abbiamo precedentemente tagliato di carta forno. Ci consentiranno di movimentare più facilmente i nostri donuts una volta lievitati e di poterli mettere più facilmente all'interno del cestello della friggitrice d'aria.
Mettiamo da parte anche i ritagli centrali dei donuts, quindi le palline. Cuoceremo anche quelle e saranno buonissime. Una volta tagliati, copriamo tutto con pellicola e lasciamo lievitare, anche questi a temperatura ambiente, per circa 30 minuti. Nel frattempo i ritagli li possiamo tagliare e cuocere così, come ritaglio, oppure riunire tutti insieme, rifare una pallina e lasciare riposare a temperatura ambiente per circa mezz'ora, in modo tale che si rilassi nuovamente il glutine e sia facile ristendere l'impasto. Una volta risteso, potremo continuare a fare i nostri donuts. Trascorsi 30 minuti, possiamo ristendere l'impasto dei ritagli che avevamo riunito. Così potremo tagliare altri donuts. Copriamo anche questi e intanto andiamo a cuocere i primi che abbiamo tagliato. Dapprima riscaldiamo la friggitrice ad aria per circa 3 minuti a 180 gradi. Trascorsi 3 minuti, mettiamo in pausa, estraiamo il cestello e riempiamo il cestello con 4 donuts. Vedete che col sistema della carta forno sarà più semplice prenderli senza rovinarli. Li posizioniamo al centro del cestello cercando di non bruciarci. Li mettiamo all'interno della friggitrice e azioniamo la friggitrice. Cuoceremo a 180 gradi per 6 minuti. Trascorsi i 6 minuti possiamo sfornare i nostri donuts perfettamente cotti. Li togliamo dal cestello e li mettiamo su una gratella a raffreddare. E procediamo così per la cottura di tutti gli altri donuts. Impostiamo sempre 6 minuti e partiamo. Alla fine, come ultima infornata, cuoceremo le palline e i ritagli avanzati. Passeremo adesso alla copertura, che faremo con una glassa o con del cioccolato fondente. Per la glassa basterà aggiungere allo zucchero a velo un po' di burro e un po' di acqua. Lavoriamo il tutto con un cucchiaio o con un leccapentola fino a quando non otterremo una crema non troppo liquida. Se vediamo che è troppo liquida, aggiustiamo con un po' di zucchero a velo. Se è ancora troppo solida, aggiungiamo un po' di acqua. Io ho fatto una glassa con vari colori. Ho aggiunto del rosso per ottenere una glassa rosa. Giusto qualche goccia e poi intingo i donuts all'interno della glassa, faccio scolare un po', rigiriamo e mettiamo su una gratella. Una volta glassati, li andiamo a ricoprire con degli zuccherini colorati. Ho preparato anche una glassa celeste, mettendo delle gocce di blu all'interno della glassa bianca. Ed una copertura al cioccolato, sciogliendo solo del cioccolato fondente. E
e ultimiamo sempre la superficie con zuccherini colorati. Ed eccoli amici, pronti i nostri donuts. Amici, finalmente siamo arrivati al momento più bello del video, quello dell'assaggio, e mi dovrò sacrificare per voi. Sono venute buonissime, soffici e golosissime. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare ancora una volta gli amici della Cosori per questa friggitrice d'aria. Si è dimostrata ben oltre le aspettative e ha sfornato dei prodotti eccezionali. Sicuramente non mancherà occasione in futuro di provare qualche altra ricetta. Non mi resta che ringraziarvi per avermi accompagnato fin qui e con me ci vediamo al prossimo video!